Buonasera a tutti e benvenuti a Cialtronpedia, aspettando quelli bravi, una ventina di minuti, insomma, mentre aspettiamo davvero la conferenza spettacolo di quelli bravi. E intanto stiamo qua con i cialtroni, sì, con Davide Calabrese degli Oblivion, Fabio Vagnarelli degli Oblivion e altri ospiti che sono venuti gratuitamente a prestare il fianco alle nostre dannate interviste. Siamo felicissimi, felicissimi di essere qua, siamo felici anche di girare per la città con il metro in tasca e di stare a un metro di distanza da voi. Siamo felici, sì, perché presto tutto questo finirà e torneremo a stare ai soliti 6 metri di distanza. È stata un'estate difficilissima per noi e difficilissima per voi, lo so. Massima solidarietà all'inventore del plexiglass per le spiagge. La prossima volta ce la farai, ti vogliamo bene, eh? Non ti preoccupare. E solidarietà anche a tutti coloro che hanno preso il numerino come dal macellaio per entrare al mare e anche a coloro che hanno prenotato l'ombrellone ad Ostia e poi, per le regole del distanziamento, gliel'hanno assegnato a Sabaudia. Vogliamo bene a tutti, è stata appunto un'estate difficile, ma noi siamo qua, come dice e come ha detto il nostro Presidente del Consiglio, stiamo lontani adesso per abbracciarci meglio. Domani. Io la voglia di abbracciarvi ce l'ho fortissima, ma è asintomatica. Diamo quindi la linea al nostro Fabio Vagnarelli per l'angolo dell'archeologia. Cari amici, che onore essere qui al CICAP Fest 2020, addirittura con una rubrica in cui si parla di archeologia di fronte a dei colleghi così importanti, con i professori così esimi. Allora anche io ho voluto dare il mio contributo appunto archeologico, che è proprio la materia che mi vede protagonista da tanti anni, e con un ritrovamento importantissimo, un ritrovamento che secondo me cambierà la storia, non solo la storia italiana, ma proprio anche la storia della letteratura italiana. E di cosa andiamo a parlare? Parliamo di un manoscritto che è stato ritrovato nell'antico regno del re Segone, questo monte Lombardo, che è diciamo la patria di pellegrinaggi di tutti gli oculisti del mondo. Ecco, che cosa è stato ritrovato? Una iscrizione, un messaggio in qualche modo, che c'entra moltissimo con una delle pietre miliari della letteratura italiana, ovvero I promessi sposi di Alessandro Manzoni. E quale altro libro, se no, quando si parla di Lombardia? Ecco, allora, facciamo solo un piccolo riassunto. A che punto della storia siamo quando questo manoscritto diventa centrale? Siamo nel momento in cui è appena avvenuta la notte degli imbrogli e quindi il matrimonio a sorpresa orchestrato da Agnese per Renzo e Lucia salta improvvisamente, e quindi Fra Cristoforo, dovendosi trovare nella posizione di risolvere il parapiglia che ne consegue al fallimento del matrimonio, appunto a sorpresa, decide di separare i due giovani. E che cosa farà? Manderà Renzo da padre Bonaventura e poi manderà Lucia a Monza dalla monaca di Monza, da Gertrude. Ma sapete, era notte, era molto buio, non c'erano i mezzi di comunicazione che abbiamo noi a disposizione oggi nella nostra contemporaneità, e quindi come fa fisicamente Fra Cristoforo ad avvisare la monaca di Monza dell'imminente arrivo di Lucia? Ecco, io questo me lo sono sempre chiesto, e questa mia domanda incessante ha portato alla scoperta di questo incredibile ritrovamento. Io vi prego di essere pazienti, perché è un italiano del 600, quindi è un italiano molto complesso, molto articolato nella sua essenza. Ci sono parole praticamente incomprensibili alla nostra visione di oggi della lingua italiana, ma ha delle bellezze stilistiche e retoriche assolutamente commoventi. Quindi andrei a vedere immediatamente questo messaggio che Fra Cristoforo manda alla monaca di Monza. Ecco, vediamolo insieme. Eccolo qua. Lo leggiamo. Sor, ci sei nei prox GRN, ti mando Lucia, ti dice lei, CMQ, cive po, due punti, trattino, chiusa parentesi, GRZ 1000,
TVTTTBSLGC. Ecco, io mi commuovo sempre quando lo leggo, perché è veramente una pietra bellissima della storia della letteratura italiana, ma non vorrei con voi approfondire solo la parte meramente anche del significato, perché ci sono dei significati che andremo a scoprire insieme, ma anche le sue bellezze, appunto, come dicevo, retorico-stilistiche. Partiamo subito dalla prima figura retorica che troviamo, questo Sor. Ecco, Fra Cristoforo apre immediatamente con una bellissima apocope. Sapete, l'apocope è quella figura retorica in cui una parte della parola decade, in questo caso la parte finale. Ecco qua, quindi Sor, che starebbe per sorella. Quindi c'è fretta, c'è voglia di arrivare subito al sodo in questa comunicazione, e quindi subito un apocope se la gioca così Fra Cristoforo. Quindi Sor, nel senso di sorella, ci sei. Ecco, anche qui abbiamo due bellissime figure retoriche. Innanzitutto una elisione, quindi CI, viene elisa la lettera I e rimane solo la C, e c'è questo sei. Ecco, qui abbiamo una sostituzione in cui la cifra numerica viene utilizzata al posto del verbo essere. Ecco, siete un po' sorpresi, vi vedo. Allora, quindi sor, apocope, quindi caduta della parte finale di sorella, ci sei nel senso di verbo essere. Nei, prox. Ecco, anche qui, proprio dettato dalla fretta del momento, dalla notte degli imbrogli che è fallita, Fra Cristoforo utilizza un tipo abbastanza bislacco di sostituzione, in cui la lettera X va a prendere il posto di altre lettere che sono simi. Cioè, quel prox, pensate, vuol dire prossimi, quindi X al posto di simi. E abbiamo scoperto una bella fetta del primo verso, quindi sorella, ci sei nei prossimi, GRN. Ecco, qui vediamo un caso che all'epoca era molto utilizzato, un caso veramente bello di caduta delle vocali all'interno di una parola. Quindi, pensate, quel GRN sta per giorni. Quindi, abbiamo svelato il primo verso. Sorella, ci sei nei prossimi giorni? Punto interrogativo. È una domanda. E partiamo adesso con un'altra figura retorica incredibile, in cui Fra Cristoforo cita addirittura il sommo poeta Dante Alighieri con un'anafora meravigliosa. Ecco, la vediamo subito. Ti mando Lucia, ti dice lei. Ecco, questa ripetizione della T all'inizio del verso, come faceva il sommo: per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Ecco, è proprio questa ripetizione, dal senso dell'insistenza sempre educata ma comunque ferma di Fra Cristoforo nel poter dire a Gertrude: accogli questa mia figlia che è in difficoltà. Quindi ti mando Lucia, ti dice lei. CMQ. Ecco, anche qui abbiamo una caduta di vocali, e pensate che questa CMQ sta per comunque, quindi c'è poi una grande caduta, un diluvio di vocali in questa parte del testo. CMQ, quindi comunque, ci ve po. Ecco, siamo arrivati a una delle mie parti preferite. Ci ve po sono tre parole unite in una triplice crasi. Quindi sapete la crasi, questa figura retorica in cui una parte finale della parola precedente decade, la parte iniziale della parola seguente decade a sua volta, e le due parole si fondono in un unico nuovo termine. Ecco, qui Fra Cristoforo usa una triplice crasi, ci ve po, nel senso di ci vediamo poi. Notiamo fino a questo punto una penuria, direi una scarsità di punteggiatura che però ritroviamo tutta condensata in questa locuzione due punti trattino chiusa parentesi, che a cui io darei il significato di, ecco, è un sorriso, un modo per l'interlocutore di essere coinvolto in questo dramma e di dire: amica Gertrude, aiutami, ho bisogno di te. Quindi GRZ, di nuovo un grazie con caduta di vocali, e poi abbiamo questo numero, questo 1000, sembra a una prima vista un codice binario, come se fosse acceso, spento. Ecco, no, Fra Cristoforo non la intende
prende così. Questo 1000 è una cifra, è la cifra 1000. Quindi insieme al grazie diventa grazie 1000. E poi TVTTTB, questa bellissima allitterazione sulla lettera T. Sentite l'insistenza di questa T che ritorna sempre. Ti voglio tanto, tanto, tanto bene. Ecco, conclude Fra Cristoforo con una sigla, questo SLGC, che significa sia lodato Gesù Cristo. Grazie. Ed ora la Don Historia dei Promessi Sposi. Tutto inizia con Don Rodrigo, famigerato Don Giovanni e Don Aiolo, che minaccia Don Abbondio su quell'ansa del fiume Don. Don Lurio, Don Bosco, Don Mazzi, di A, da, in Don, su, per, tra, fra Martino, campanaro, suoni tu, suona le campane, don, la notte degli imbrogli. Don't worry, be happy, canta Don Bachi, mentre Don Ferrante, fra le tante, possiede Donna Prassede, Donna Summer, Madonna, Donna Moderna, Don, in cerca di guai. Guai per Lucia Mondella, Lucia San Siro, Lucia di Lammermoor, scrive Don Izzetti a Don Atella, rettore dell'Università Cattolica di Don Oratico. Oh, Don Totecnico, esclama Don Rodrigo, donde está la bolita di Azúcar? Dall'Azúcar garbugli, farfuglia Don Chisciotte sul suo cavallo a Don Dolò. Don Kei Kong con King Kong, stando a Hong Kong, suona un gong. Grazie. Eccoci qua, sabato 26 settembre, il mondo in crisi, le lezioni della storia. Massimo Polidoro incontra Alessandro Barbero. Pochi mesi fa il mondo si è trovato improvvisamente a vivere una situazione senza precedenti. Si sarebbe potuto fare meglio? Che cosa ci insegna questa esperienza che stiamo vivendo? Ne parleremo quindi con Massimo Barbero, anzi ne parlerà Massimo Polidoro con Massimo Barbero, mentre noi poniamo tre domande, che in verità saranno quattro, al poliedrico musicista, storico del jazz, fondatore dei Gufi e del cabaret musicale prima del Derby Club. Signore e signori, abbiamo con noi Lino Patruno! Wow! Ciao. Grazie, a tutti! Lino, il mondo in crisi e lo si riconosce dalle piccole cose, direi. Quando cammini per strada e qualcuno ti riconosce, sicuramente ti chiama Lino, non pensi che sia un segnale di un involgarimento in qualche modo? Pensi che Shakespeare lo chiamavano Billy, o Petrarca lo chiamavano Ciccio? Beh, ma allora non c'era la televisione, quindi... Pensi che sia quello il problema? Sì, è quello. Sì, la gente mi riconosce, però... Non è che poi divento matto perché la gente mi riconosce o no. Anzi, l'altra sera sono andato a sentire un concerto di jazz, tra l'altro. C'era una ragazza molto carina, alle quali io sono molto, come dire, appassionato. E era un concerto di jazz classico. Come ti chiami, cantante del gruppo? Francesca. E tu? Io mi chiamo Lino. Lino come? Lino Patruno, mai sentito. È una cantante di jazz, di quel jazz che io faccio da 50 anni. Vedi che ti sei offeso. Quindi, lo vedi. Però ci sono anche quelli che non ti riconoscono, vabbè, non ho, però per me non è un problema, non me ne frega niente. L'involgarimento, diciamo, no, che... Essere riconosciuti o no non serve a quelli che non sanno fare molto, quello sì. Capito? Quelli che vanno in televisione, ce ne sono tantissimi che non sanno fare niente. Allora ci daremo del lei. A proposito della pandemia globale, le lenticchie che abbiamo mangiato a Capodanno 2020, secondo lei quando iniziano a fare effetto? È una bella domanda. Secondo me dovrebbero fare effetto subito. Perché le lenticchie portano soldi. È vero, però a me non mi hanno portato niente perché è un anno che non lavoro. I 600 euro? Non li ho avuti io.
No. Non le ho neanche richieste. Oh. Perché non so come fare quelle robe lì, bisogna... Ma come, sei super digitale? No, non è vero. Io faccio solo Facebook, basta. Ah. Non so fare altro. Però su Facebook picchio duro. Picchio di brutto, sì. Mi confermi che però Lino Patruna, adesso ci diamo del tu immediatamente, di formazione è un geometra, giusto? Io sì, sono geometra, mi sono diplomato geometra, però quando io suonavo, perché io allora suonavo il jazz, già da quando facevo il secondo e il terzo anno di geometri, beh, per me era un hobby, però già facevo i concerti in giro, però ero impiegato alla Montecatini, allora si chiamava Montecatini perché mio padre era un funzionario della Montecatini, quindi era felice che io fossi entrato alla Montecatini. Poi me ne sono dovuto andare perché con i sistemi negli uffici italiani non andavo d'accordo, non abbiamo mai visto nessuno che se ne sia andato. Le dispiacerebbe che fossimo noi a mandarla via? E che differenza fa? Se ne va lei? Prende una certa cifra, se la mandiamo via noi le diamo tre volte tanto. Mandatemi via, mandatemi via. E allora parliamo con Lino Patruno, il geometra. Oggi dobbiamo stare un metro distanti l'uno dall'altro per ovvie ragioni. In chiesa dobbiamo stare un metro e mezzo, al ristorante 2, al mare 4, al parco 3 e a teatro 1. Non è che l'unico virus geometra l'abbiamo preso noi? Non ho proprio idea, perché ognuno poi fa come vuole, non si sa bene cosa sia. Comunque basta stare insomma così abbastanza lontani e evitare di... Per abbracciarci domani, diceva il nostro governatore. È l'unica cosa che non posso abbracciare le mie fidanzate, mannaggia, purtroppo. Visto che durante la pandemia noi artisti ci siamo dedicati al social, facendoli divertire, sai se le ore su Facebook valgono per il calcolo della pensione? Non ho mai saputo una cosa del genere. No, è una follia. È una follia. Vabbè. Quindi dobbiamo rimanere a intrattenere le persone via Instagram, via Facebook. Immagino che tu vada in tutti i social normalmente. No, io vado solo su Facebook, perché le altre cose non le so fare, perché sono tecnicamente sono un disastro. Anzi, quando c'ho qualche problema devo chiamare qualcuno che mi aiuti. Ma adesso puoi fare dei concerti di jazz meravigliosi via Instagram direttamente dal soggiorno di casa tua, gratis. Ma è complicato. Devo far venire gente a casa mia, non c'ho lo spazio per mettere un'orchestra. No. Bene, ringraziamo Lino Patruno per questa nostra prima intervista e passiamo al prossimo servizio. Doveva finire il cielo, magari dove dormi tu, e respirare sul tuo seno, amo, amo, sbadiglia piano una finestra. Persiane un po' di blu,
E siamo giunti alla fine di questo primo appuntamento di Cialtrompedia, aspettando quelli bravi, con Davide Calabrese e Fabio Vagnarelli degli Oblivion. E proprio perché stiamo aspettando quelli bravi, lasciamo la parola a Il mondo in crisi, le lezioni della storia. Massimo Polidoro incontra Alessandro Barbero. Ma prima, dallo studio della storia va ora in onda Tutto il campo minato per minato. Radio cronache, commenti e approfondimenti dalle più famose battaglie storiche. Gentili ascoltatori, buon pomeriggio. Siamo collegati con i principali campi di battaglia per una giornata ricca di incontri cruciali. Diamo quindi la linea al primo collegamento. A te, Troia. Sì, grazie. Gli schieramenti sono contrapposti, ma la situazione è ancora di parità. Diverse fino a questo momento le occasioni per la formazione greca, che ricordiamo pratica una tattica molto offensiva, a differenza dei padroni di casa allenati da Priamo, che colpiscono prevalentemente di rimessa, rimanendo quindi asserragliati a difesa della propria porta. Il parziale all'ottavo anno di gioco, Troia 0, Grecia 0. Scusa, ti interrompo per un aggiornamento da Cartagine. Qui la partita è finita e siamo già allo spargimento del sale. Ti ricapitolo quindi il risultato finale: Roma 2, Cartagine 1, con le marcature di Scipione l'Africano, che ha messo a segno una splendida doppietta, e il gol della bandiera di Annibale Barca. E ti restituisco la linea. Ah sì, qui Troia. L'azione si svolge ora sul settore sinistro del campo. C'è un'iniziativa della formazione greca con Patroclo, che converge verso il centro in cerca di un compagno. Lo trova in Achille. Ottima l'intesa tra i due, che ricordiamo sono anche compagni di club. Ecco, ora l'iniziativa è di Achille, che tenta una manovra di sfondamento. Achille, ancora Achille, Patroclo, c'è un fallo da dietro, palo per Patroclo. Sì, scusa Troia, riprendiamo la linea dallo studio e apriamo il collegamento con Waterloo, dove invece stanno per iniziare le ostilità. Mi senti, Waterloo? Regia? Sì, eccoci e buongiorno da Waterloo. La giornata qui è serena, 12 gradi sul campo, e si preannuncia uno scontro molto acceso fra le due fazioni. Alla mia sinistra la Francia, capitanata da Napoleone Bonaparte in tenuta blu, alla mia destra la rappresentativa di Inghilterra e Prussia in tenuta rossa. Le due formazioni sono già sul terreno di gioco da qualche minuto. Ecco, squillo di tromba, la partita è iniziata e la linea va a Troia. Sì, sono sempre Troia. In questo momento c'è un parapiglia tra gli esponenti dei due schieramenti e la fase di gioco è molto concitata. Attenzione, c'è Ettore a terra. Ripeto, il capitano della squadra di casa giace sul terreno di gioco. Ecco che sportivamente si viene trascinato da Achille a bordo campo, mentre ricordiamo la porta di Troia è sempre inviolata. Il risultato quindi rimane sempre sullo 0-0. Cannonata di Napoleone Bonaparte qui a Waterloo e la Francia passa in vantaggio. La palla lanciata dal capitano della Francia ha superato la folta barriera degli avversari e lo stadio esplode in un boato. E la linea va a Troia? Sì, chiamami pure Troia. Qui la partita è molto maschia. Tegola per la Grecia. In uno scontro di gioco, infortunato Achille all'omonimo tallone. Stagione finita per lui. La linea va allo studio. Riprendiamo la linea dallo studio per un aggiornamento da Addis Abeba. Si segnalano gli ennesimi cori razzisti da parte della tifoseria fascista nei confronti del Negus per la sua cosiddetta faccetta nera. Sono episodi che si commentano da sé, cos'altro aggiungere? Ci auguriamo solo di non rivedere più in futuro queste scene da calcio balilla.